Dal 16 al 18 giugno prossimi a Marina di Rodi Garganico, con la sua seconda edizione, torna a far tappa il Motosurf World Championship. Quest'anno il campionato mondiale di motosurf è tra gli eventi sportivi che sostengono la campagna di comunicazione Allenati contro la violenza, promossa dagli assessorati regionali al welfare e allo sport per tutti, partita lo scorso novembre con l'obiettivo di diffondere un'attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il programma dell'evento sportivo è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo della Presidenza della Regione Puglia a Bari. Tante le novità e innovazioni di quest'anno, a partire dall'introduzione di una categoria dedicata interamente all'elettrico. Quest'anno abbiamo novità di sostenibilità tecnologica, perché stiamo lavorando per iniziare con nuovi sviluppi tecnologici, come vogliamo implementare benzine alternative con zero impatto del medio ambientale. Ci aspettiamo un grandissimo afflusso di piloti, circa 120-130 piloti quest'anno, quindi abbiamo superato i 100 dell'anno scorso, provenienti veramente da tutto il mondo: Cina, Giappone, Corea, Kuwait, America, quindi abbiamo toccato i 4 continenti. Le novità maggiori sono la presenza dell'Electric Challenge, quindi una categoria dedicata esclusivamente all'elettrico. Abbiamo gli junior, ragazzi e ragazze che si sfideranno su queste tavole molto performanti, e uno sport veramente molto accattivante che consiglio a tutti di venire a vedere.